Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. I servizi segreti non mi permettono di effettuare le sperimentazioni ai collaudi per aiutare le persone che vengono collegate all'unità centrale di rete neurale satellitare chiamata da me l'anima artificiale, l'anima animoide, che immette una frequenza all'interno dei reni, all'interno della pineale, e crea una sorta di aurea magnetica attraverso una sperimentazione di frequenza continua che permette di far localizzare e controllare e spiare e monitorare attraverso un elettroencefalografo satellitare transcranico le cavie umane sottoposte ad esperimenti militari per il controllo mentale, per l'attestazione delle armi ad energie dirette. In Italia, dalle mie ricerche, risultano oltre 5 milioni di persone affette da gravissime patologie simulate, sparate dal satellite spia che sta a nord Europa. Queste frequenze si amplificano attraverso i campi elettromagnetici perché sappiamo perfettamente che gli elettroencefalografi non possono lavorare vicino a fonti elettromagnetiche che creano disturbo relative all'analisi delle frequenze immesse all'interno del cervello per poter fare una sorta di mappatura cerebrale o una sorta di analisi diagnostica, e queste persone lo sanno bene che non possono essere analizzate determinate frequenze relative alle mappature cerebrali e quindi loro immettono a forza determinate patologie per creare una sorta di elettroshock cerebrale. Questo elettroshock crea una destabilizzazione delle frequenze cardiache, delle frequenze respiratorie, delle frequenze visive e frequenze uditive. Fa sì che noi abbiamo dei gravissimi incubi durante la notte, veniamo sottoposti ad ipnosi forzata, durante la notte non ci fanno dormire perché così possono immettere le frequenze dell'ipnosi e della narcolessia durante il giorno. E tutto questo avviene attraverso armi ad energie dirette satellitari che operano con tre tipologie di frequenze: frequenze elettromagnetiche, tre frequenze a fotoni come un raggio laser invisibile che trasmette una frequenza d'onda convogliata elettromagnetica che si riamplifica all'interno di casa, come se creano un ologramma digitalizzato in scansione tridimensionale del nostro luogo dove noi stazioniamo e trovano tutti i punti di energia o di catalizzazione per risparare le frequenze riamplificate all'interno del nostro corpo, all'interno della nostra pineale, all'interno dei nostri occhi, all'interno dei nostri condotti uditivi. Ovviamente queste destabilizzazioni vengono amplificate ad alterazioni attraverso il cordone spinale e attraverso il cordone cerebrale che ricrea attraverso la patologia simulata gravissime simulazioni di attacchi di arma ad energia diretta. Ovviamente queste sono sperimentazioni e collaudi attestazioni di tecnologie e di frequenze che devono essere studiate sul nostro corpo e sui nostri corpi per molto tempo per vedere gli effetti collaterali dell'attacco e dell'arma ad energia diretta a lungo tempo. Mettono un tipo di frequenza su 100 persone e vedono che cosa gli succede nel passare del tempo. Mettono un altro tipo di frequenza su altre 100 persone e vedono che cosa gli succede nel passare del tempo e vedono che tipo di patologia crea questo tipo di frequenza. Perché loro devono attestare armi che creano patologie attraverso una simulazione diretta sul nostro corpo per costringerci a comprare farmaci, per costringerci a comprare sostanze stupefacenti, per costringerci alla dipendenza da gioco
e tante altre dipendenze e patologie gravi che vengono immesse all'interno del nostro cervello. In questi giorni sono riuscito a trovare dei programmi che effettuano l'analisi ambientale dei campi elettromagnetici. Ovviamente non mi fanno effettuare un'analisi attraverso una scansione a frequenza cromatica o a scansione a frequenza di luce attraverso alcune attrezzature che sto inventando io, che mi sto costruendo e mi sto progettando da solo, perché ovviamente queste attrezzature, queste strumentazioni, queste antenne che vengono utilizzate per fare analisi ambientali costano tantissimo, e siccome non ci danno i soldi lo Stato per fare queste attestazioni, perché abbiamo chiamato anche la società dell'ARPA e la società dell'ARPA ha fatto delle analisi ambientali in alcuni appartamenti di persone che venivano attaccate con queste armi ad energie dirette e hanno fatto finta che non rilevavano nessun tipo di anomalia, invece noi con le nostre strumentazioni ci eravamo accorti che si amplificavano in modo sproporzionato o venivano effettuate delle analisi con radiazioni a campi elettromagnetici elevatissimi sia sul corpo delle persone che venivano sottoposte a queste radiazioni. Anche io ho fatto queste analisi, avevo radiazioni fortissime su tutto il corpo con molteplici frequenze che partivano dal 1 Hz fino ad arrivare ai 50 Hz come punto di linea base di amplificazione diretta, perché loro rimettono le frequenze della corrente alternata nel nostro cervello, nella nostra pineale, per creare una destabilizzazione delle frequenze armoniche e delle frequenze che creano sollievo, benessere, piacere, e rimettono tutte le frequenze con le gravissime patologie. In questi giorni ogni avvenimento che mi accade viene immediatamente manipolato, bloccano i miei telefoni, bloccano le mail, bloccano i siti, addirittura i miei gruppi su internet vengono deviate tutte quante le indirizzazioni per non far trovare il mio nome, per non far trovare i miei gruppi. Se una persona mette un link su un mio gruppo, fanno in modo da deviare il link per non far arrivare la notizia nei miei gruppi, in modo che io poi possa visualizzare la notizia e cercare di andare a studiare un avvenimento, una scoperta, una ricerca di altri scienziati che operano o di altri inventori che operano per la salvezza e la sicurezza delle persone nel territorio nazionale europeo. La tecnologia che viene sparata sul nostro corpo prende tutta l'Europa, quindi è inutile che vi spostate da un appartamento a un altro, da una casa a un'altra, prende tutta l'Europa completamente. Noi abbiamo avuto delle testimonianze di altre persone che sono andate alle Canarie e venivano attaccate con le stesse armi ad energie dirette satellitari in elettrofotone EEG transcranico attraverso le onde convogliate del satellite che sta al nord Europa, che ci spara addosso dal nord Europa, e non hanno avuto nessun riscontro. Altre persone sono andate in Russia e venivano attaccate uguali con le armi ad energia diretta. Abbiamo persone che sono andate in Germania, persone che sono andate in Francia, persone che sono andate in varie altre parti dell'Europa per cercare di ovviare a queste radiazioni. Ci siamo solamente accorti che alcune vittime che sono andate in Messico, alcune vittime che sono andate in Giappone, non hanno avuto disturbi diretti sul corpo mentre stazionavano nel territorio straniero, e quindi abbiamo avuto dei riscontri che alcune di queste persone si sono praticamente, non dico scollegate, ma hanno eliminato alcune patologie gravissime. Perché abbiamo una persona che è andata in Lettonia
e in Lettonia non aveva più gli attacchi con le armi ad energie dirette sul corpo, ma aveva solo una telepatia artificiale indotta. Quindi vuol dire che non tutti gli stati permettono alle SS italiane di utilizzare le armi ad energie dirette e fare le sperimentazioni con l'auto dei satelliti di spia con le armi ad onde convogliate transcraniche in elettroencefalografo satellitare, ma che operano per la sicurezza e la salvaguardia del proprio stato. In questi giorni non mi fanno dormire la notte, mi minacciano in continuazione, mi dicono che faccio dei reati il quale non li posso fare, mi dicono le zone dove stanno effettuando gli esperimenti militari e addirittura mi stanno dicendo dove vengono effettuati i puntamenti in alcuni quartieri, il quale io poi non mi posso avvicinare a questi luoghi perché vengo irradiato e bombardato con le armi ad energie dirette sul corpo attraverso le alte tecnologie. Ovviamente loro lo fanno per creare una pressione psicologica e un attacco neurale simultaneo alle sovrapposizioni delle frequenze nell'area geografica dove viene sparato l'elettroencefalografo satellitare. Mi sono accorto una cosa, che nei reparti degli ospedali dove ci sono malati terminali, come se utilizzino le radiazioni più forti su questi bambini dei reparti pediatrici, è come se utilizzino una sorta di sperimentazione con l'auto di tecnologia sia all'interno dei reparti o psichiatrici pediatrici che sia all'interno dei reparti oncologici pediatrici, come se usino queste tecnologie per sperimentarle su questi bambini come cavi umane terminali, così se alzano delle frequenze che magari bloccano le frequenze cardiache o alzano delle frequenze che magari bloccano o bruciano una parte del cervello, i dottori diranno era un bambino malato terminale e quindi nessuno dirà niente, nessuno farà niente. Poi la cosa bella di quest'arma, che l'arma ha un raggio laser invisibile che spara dentro i nostri appartamenti, si riamplifica all'interno delle stanze creando delle frequenze ionizzanti e si riamplifica perché è una frequenza a pressione transcranica. Avendo un collegamento diretto dal satellite alla nostra pineale, al nostro cordone spinale, o il nostro cordone cerebrale, tutto quello che passa in mezzo a questo elettroencefalografo, campi elettromagnetici, frequenze di disturbo di luce, microonde, ultravioletti, infrarossi, è tutto amplificato attraverso i disturbi delle nostre frequenze primarie e durante la notte noi dovremmo essere schermati da queste radiazioni, perché le frequenze che vengono immesse dirette nei centri nervosi ci creano una destabilizzazione del sonno e il giorno diventiamo dei zombie, dei manciuriani che camminiamo a comando neurale in elettroencefalografo transcranico e ci pilotano come se siamo dei pupazzetti, dei robot, tutto attraverso una sorta di anima artificiale, tutto attraverso una sorta di collegamento transcranico che gli permette di cambiare i nostri ragionamenti, i nostri desideri, le nostre emozioni e tanto altro. Chissà se queste tecnologie o queste frequenze non vengano utilizzate per incitare persone a diventare kamikazer. Chissà se queste tecnologie e frequenze non vengano utilizzate per incitare persone ad ammazzare i propri figli, i propri parenti, o incitarle al suicidio, o incitarle a fare assunzioni di droga in modo sproporzionato. Tanto tutte queste tecnologie fanno guadagnare miliardi ai corrotti, ai deviati delle SS che rivendono le frequenze alle forze armate di tutto il mondo o alle SS di tutto il mondo. Un saluto amici da Emiliano Babilonia. Se avete problemi o volete effettuare una testimonianza, contattatemi sulla mia email.